5 minuti di tempo, quindi tranquilli. Cinque, per dire quello che mi pare. Tranquilli, però non ci sarà solo io, ci sarà anche qualcun altro. Voi indovinate un po' su che cosa vi intratterrò? No. Su Natale? No, non lo so. Su Natale non vi intratterrò. Perché ci sarà qualcuno che poi dirà qualcosa di commovente sul Natale. Anch'io forse. Però commovente in un altro senso, lo so, va bene, diciamo te. Va bene, vi intratterrò sul tango. Mi perdonino quelli che non hanno il mio amore per il tango. Che quest'anno però non dimenticherò, è un ballo meraviglioso ed è stato inserito come patrimonio dell'umanità, quindi ha tutto il suo rispetto. Quindi, poi il tango è il ballo dell'amore, quindi secondo me si coniuga perfettamente con la festa appunto dell'amore, che è Natale. Vabbè. Allora, adesso vi parlerò brevemente, ho passato, sono senso 30 secondi, Allora, vi farò vedere un breve video musicale che è una chicca del tango. Purtroppo anche il video, come il tango, che ha compiuto da almeno un ventennio il centenario, quindi a 120 anni il tango, è vecchio e sbiadito. Insomma, è un video di antiquariato. Il video è un po' sfocato, ma così come le vecchie fotografie, ha un fascino unico, perché rappresenta l'essenza del tango argentino ed è accompagnato dalla meravigliosa musica di quello che secondo me è il più grande autore di tango, che è Astor Piazzolla. Il brano che ascolterete si intitola Oblivion, che in italiano vuol dire oblio, ed è sicuramente fra i più belli di Piazzolla. Dunque, come vi dicevo, il video non è solo vecchio, ma è particolare anche per l'ambientazione, ed è questo il suo fascino. Rappresenta due fantastici tangheri che ballano in uno squallido ambiente scalcinato, muri scrostati e tutto intorno nulla. Ma è proprio questo l'essenza del tango. Il significato del video è che quando balli, tutto intorno a te, il mondo non esiste. La regia del tango, un ballo nato in altri tempi, fatto per uomini e donne veri che amano vivere. Vivere l'anima del tango non è da tutti, tu non lo scegli. È lui che ti prende, ti sceglie e ti porta nel suo vortice di silenzi e movimento. Quando la mia mano prende la tua e l'altra ti cerca per abbracciarti e portarti vicino a me fino a sfiorare la mia fronte con la tua, un brivido percorre tutto il corpo. La musica inizia e per un minuto tu sei tutto l'universo. Giochi fatti di gesti sottili, a volte delicati, a volte impetuosi e passionali, non hanno una risposta codificata, ed è questa l'essenza del ballo. Il dialogo non è tra due ballerini, ma fra due anime che si conoscono, si esprimono e presentano il loro modo di essere. Thank you.
emozioni sovrastano tutto e si crea una nuvola intorno ai ballerini che li esclude dal mondo. Tutto intorno nulla più esiste. I loro movimenti esprimono la passionalità e l'energia del tango. I ballerini sembrano angeli che volano fra le nuvole. Le loro anime si uniscono in una stupenda simbiosi spirituale che sovrasta anche la unione fisica dei loro corpi. Così come nell'intimità due amanti si cercano col contatto fisico, così i ballerini di tango cercano le medesime emozioni che vengono create dalla raffinata ricerca dei movimenti del proprio corpo, dai gesti, dalla sensualità dei movimenti e dagli sguardi. L'abbraccio, che al primo contatto è deliziosamente lento e misurato, donando i primi momenti di magia, poi varia. E sfiorando dolcemente la ballerina, dona una miriade di emozioni che vengono accresciute dagli occhi che si incontrano nei momenti di passionalità ed esprimono tutto noi stessi e la nostra personalità. Un battere di ciglio può essere il segnale di un'emozione, di un desiderio, di una passione. Due palpebre che si socchiudono possono esprimere un sogno. Visioni di sublime bellezza. Perdono, il lumido delle labbra esalta quei delicati momenti. Forse con un bacio può nascere un grande amore.